omonimo, New York è la città più popolosa degli Stati Uniti d'America, con i suoi circa 8 milioni di abitanti. La città è amministrativamente divisa in 5 distretti: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island. Il simbolo di questa immensa metropoli è la Statua della Libertà. Ogni anno, d'inverno ed estate, New York è letteralmente presa d'assalto da milioni di turisti che invadono strade, negozi, monumenti e musei. Il miglior distretto dove soggiornare per visitarla è senza dubbio Manhattan, dove si concentrano le attrazioni più note della città. Da qui, grazie alla metro e ai leggendari taxi gialli, si possono raggiungere tutti i luoghi di interesse. Io e mia moglie, avendo solo 3 giorni a disposizione, ci siamo concentrati principalmente nella visita di questo distretto, bypassando anche gli stupendi musei della città, dato che, data la loro grandezza, avremmo avuto bisogno di molti più giorni per visitarli. Ora inizia il nostro viaggio. Difficile trovare punti panoramici, infatti i grattacieli di New York offrono terrazze stupende, da dove si può ammirare l'imponenza di questa metropoli. Sono straordinarie, ma non sono nulla rispetto a quando dall'ultimo piano del grattacielo spunta la città di notte. È proprio adesso che gli occhi non sanno più dove guardare di fronte a tanto splendore e sembra veramente di essere dentro un film proiettato sul grande schermo. Infatti anche quando per la prima volta si va a New York, all'arrivo tutto è familiare, perché quei luoghi sono i set di centinaia di film con i quali siamo cresciuti. Lo stesso effetto si prova quando si vede Times Square, la piazza dove è sempre giorno. Non si poteva venire a New York e non mangiarsi un bel McDonald's.
Big Mac. Inizia un nuovo giorno e da buoni italiani andiamo a visitare il quartiere di Little Italy. Capiamo di essere arrivati quando cominciamo a vedere sventolare bandiere verde, bianco e rosso ed il nostro tricolore risalta in ogni insegna. Ma purtroppo è rimasto ben poco dell'antico quartiere che ha reso famosi noi italiani nel bene e nel male in tutto il mondo. Infatti non aspettatevi di sentir parlare la nostra lingua o di vedere particolari mercati italiani. E la Little Italy che si vede nei film tipo Il Padrino non rimane che una via con ristoranti turistici. Nel corso degli anni il nostro storico quartiere newyorkese è stato letteralmente inghiottito dal quartiere cinese. Infatti, una volta terminata la via di Little Italy, si iniziano a sentire forti odori della cucina orientale ed adesso che non si ha più l'impressione di stare in America, inizia quel caos tipico dei paesi del Grande Impero. Siamo entrati a Chinatown. L'emozione è grande, stiamo per andare a vedere il simbolo degli Stati Uniti d'America, la Statua della Libertà. Sinceramente me la immaginavo molto più grande, invece misura solo 46 metri, nulla rispetto a circa 400 metri dell'Empire State Building. Per vederla si può prendere il battello che fa il giro delle isole di fronte a Manhattan.
discesa su Liberty Island, oltre alla statua si può ammirare la spettacolare vista di Manhattan dall'altra parte del fiume. Dopo Liberty Island, il battello ci porta ad Ellis Island, dove c'è l'Immigration Museum, situato proprio nello storico palazzo dove un tempo venivano accolti tutti gli immigrati che sbarcavano negli Stati Uniti. Proprio qui venivano registrati ed erano sottoposti a visite mediche e controlli di sicurezza per poter essere ammessi in un nuovo mondo. Anche oggi si può vedere se qualche nostro antenato è passato per questo isolotto. Basta digitare il proprio cognome su uno dei computer che ci sono nel museo. Siamo su un altro simbolo di New York, il leggendario ponte di Brooklyn. Il ponte è stato per molto tempo il ponte sospeso più grande al mondo e collega il distretto di Manhattan a quello di Brooklyn. È bellissimo passeggiare sulla passerella che è situata al di sopra del nastro stradale che permette di attraversare il ponte a piedi e offre, in particolare nelle ore notturne, una suggestiva veduta di Manhattan e dei suoi grattacieli. Thank you.
da maschio qua. Sono maschio. Perché è la mia, mi sa. Ho comprato io questa. Altre cose? Sono comprata un jeans. Ma di che? Uno dei meglio acquisti che abbiamo fatto. Oh, pure io c'ho la roba, eh. Bella, questa qua è 50 euro l'una. Cioè, da paura. Anche questo for me. Questa l'abbiamo comprata, già l'abbiamo visto prima. Siamo basta, posto, adesso è ora di andare. Una a mangiare. Vabbè. Okay. A mangiare perché è ora, eh. Ciao. Valentina a caccia di scoiattoli. Hai dato lo scoiattolino? Ne ha fatta la ripresa? A poco. Sei felice? Brava. Central Park. Il parco più grande del mondo, immagino. Una cosa mai vista. Gente in bici, taxi, macchine.